E se mi colleghi qui presenti in qualità di esperto nel campo della musica, ho analizzato e considerato con attenzione i testi di molti brani, che dico, moltissimi brani del repertorio della canzone italiana, per arrivare alla conclusione che moltissimi testi fanno letteralmente sgraiare. Chiaramente voi, al di là delle parole, vorreste qualche esempio? Lo volete qualche esempio? Va bene, visto che me lo state chiedendo, facciamo qualche esempio. E partirò da alcune canzoni classiche per approdare a quelle contemporanee. Esposta questa luce della telecamera che mi fai accecare. Cominciamo con un brano di Lucio Battisti. 29 settembre. Tu che fai? Seduto in un caffè, io non pensavo te. Ma io dico, come puoi stare seduto dentro un caffè? Ma allora, sei piccolo piccolo. Il signore laggiù mi dice che non devo parlare male di Battisti. Vabbè, era un grande, lo so, ma come si fa a scrivere frasi come "Eppur mi son scordato di te"? Allora, fermo. Come posso affermare di averti scordato se ti sto pensando e parlando? Altro mistero. E vabbè, passiamo ad Arisa, Arisa, quella lì. La notte mi porto appresso un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano e so perché. Ma fammi capire, cara Risa, da dove ti sale sto dolore? Perché, vedi, se si ferma le ginocchia, allora vuol dire che ti sale dai piedi. Io rimedio ce l'avrei, visto che hai male ai piedi e ti sale, ti sale. Ti consiglierei qualche bagno caldo, tipo prediluvio. Se no di farti vedere da un podologo serio. Ma siccome tu dici "io so perché", allora, ma se lo sai, perché ti porti appresso questo dolore? E poi vabbè, ce n'è un'altra. Si chiama, ce l'ho lì, Alessandra Amoroso. La canzone si intitola Immobile, ma ti rendi conto? Immobile, così. Immobile. E poi dice, sta per grandinare, ma io non so tremare più. Stamattina cercavo qualcosa di te e volavo lontano. Alessandra Amoroso. Vale la regola. Facci capire che cosa stai dicendo. Dico io. Lo dite anche voi? Lo vedete che è la palissiano? Allora,
Sta per grandinare, ma non tremo più. No, non tremo più. Ma se sta per grandinare, figlia mia, tu stai a casa, al calduccio. Fa la brava. Poi affermi che cercare qualcosa di lui e volare lontano, lontano, lontano. Ma sto lui, dico io. Lo dite anche voi? Le sue cose le nasconde, le tira via lontano, lontano. Tu però voli e le vai a cercare. Brava. Brava ragazza. Ma dove voli? Che vai a fare?